4-5-1 il modulo con cui scenderanno in campo, se le notizie che ci arrivano sono corrette. L'unico uomo in attacco è chiamato a una gara di sostanza. Dovrà farsi carico quasi da solo della manovra offensiva dei suoi, mantenere palla, far salire la squadra. Poi dipende da come si evolverà la gara, Fabio, ma credo che vedremo almeno uno o due centrocampisti partecipare di più in fase d'attacco. E si comincia. Mkhitaryan, Zaniolo, Mkhitaryan, e questa è la loro prima conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza, non stavolta però. Sceglie di battere corto. Non c'era spazio. E ora deve concludere. Può provare. Di Francesco. Henderson. Palla in avanti verso il compagno. Calcio di punizione per l'Empoli. Henderson. La Roma ha messo subito il piede sull'acceleratore. Non ci hanno messo molto a trovare il giusto ritmo. Hanno preso subito in mano le redini della gara e cercheranno di costruire da lì. La gioca all'indietro. Karsdorp. Zaniolo. Mkhitaryan. E il punteggio iniziale è immutato, 0-0. Veretout allarga il gioco sulle fasce. Può crossare in area. Palla verso il centro dell'area. Tocca verso il centro. Salta e colpisce di testa. E c'è il gol della Roma. Prima rete per la Roma. Ottimo colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. ...1-0 dunque. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Mkhitaryan prova a lanciare il compagno. Chance per tirare. Superlina, gol! Sembrano avere il totale controllo della gara. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Lungo passaggio in avanti. Ci mette una pezza. Karsdorp. Mkhitaryan. Uno dei portieri ha subito due gol in rapida successione. Il punteggio è quindi di... Occhio al tiro! Gli avversari possono solo prendere il numero di targa a questo punto. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. E sono tre, e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori.
È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. 3-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Prova a verticalizzare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Mkhitaryan. C'è la palla lunga in avanti. Cerca di lanciare il compagno. Ha la possibilità di andare verso la porta. Cross. Prova a giocarla in profondità. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Allarga il gioco a destra. Riceve la palla. Numero! Traversone, prova. La taglia della porta. Allontana il pallone. Scatta verso il pallone. Bel passaggio di ritorno. Prova e va a colpire di testa. Tutto bene, tranne il tiro, che però non è un dettaglio. La mette in avanti. Spazza via senza fronzoli. Mkhitaryan. Veretout. Mkhitaryan. Riceve il passaggio. Grande intervento, vale come un gol. Il primo tempo finisce qui. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0 all'intervallo, adesso dovranno più che altro gestire la gara. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Henderson. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Spazza via. L'Empoli riprende subito il possesso della sfera. Azione fallosa, nessun dubbio. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Prova a metterci il piede. Veretout. Karsdorp. Finora ha già realizzato due assist. Palla Mkhitaryan. Mkhitaryan. Ottimo dribbling. Vuole il lancio filtrante. La allontana con forza. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Zaniolo. La Roma domina sul campo nel conteggio delle reti. Tre gol di vantaggio. Va di testa! Colpo di testa che si perde sul fondo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. La Roma potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi.
La qualificazione sembra cosa fatta. Karsdorp. Zaniolo. Mkhitaryan. Calcio di punizione per l'Empoli. Henderson. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si appoggia al portiere. Cerca l'uomo là davanti. La butta via e fa respirare la difesa. Mancini con l'intercetto. Zaniolo. Karsdorp. Zaniolo. Riceve un pallone interessante. Lotta ma perde l'equilibrio. La mette in mezzo. Allontana il pallone. Tu. Decidono di giocarla all'indietro. Mkhitaryan. Tocco preciso. Ci prova. Beh, non è stato un gran tiro. Da lì poteva fare decisamente meglio. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta, ha sbagliato. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Resto convinto che avrebbe dovuto cambiare prima, forse ha voluto dare alla squadra la possibilità di reagire sul campo. La reazione non c'è stata e giustamente ha cambiato. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cristante. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. As. Veretù. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Scatta verso il pallone. Passaggio intercettato. Di Francesco. Si allunga e trova la palla. Calcio di punizione per l'Empoli. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questo è l'ultimo, amico mio. Aveva l'arbitro chiude qui la partita. Hanno dominato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata.